Il volume Stampa coatta, giornalismo e pratiche di scrittura e regime di detenzione, confino e internamento. E prima di tutto la raccolta degli atti del convegno tenuto a Ventotene nel maggio del 2019, organizzato dalla Fondazione di Studi sul Giornalismo Paolo Muriardi. Il convegno ha visto confrontarsi giornalisti, studiosi di storia contemporanea e di studi orientali su un tema fondamentale per comprendere la storia e anche l'attualità del Novecento e del XXI secolo, ovvero in Italia, in Europa e non solo, ovvero il rapporto tra giornalismo, tra detenzione e pratiche di scrittura, tra detenzione e giornalismo. I luoghi di carcerazione non furono infatti solamente luoghi di soppressione della libertà individuale e di negazione della libertà di stampa, ma furono anche dei laboratori dove si svilupparono forme di scrittura, forme di giornalismo, come resistenza estrema all'annichilimento individuale, come insopprimibile, come espressione dell'insopprimibile esigenza di comunicare sia in termini politici che in termini sociali, che in termini esistenziali. I contributi che compongono questo volume affrontano diverse prospettive, e secondo diverse prospettive, questo tema, collocandolo in diverse situazioni cronologiche, partendo dalla Prima Guerra Mondiale, passando per gli anni Ottanta, fino alle sfide dell'attuale mondo social, e anche a livello geografico, soprattutto l'Italia, ovviamente, ma anche l'Europa con qualche puntata nel resto del mondo, negli Stati Uniti in particolare. Non sono solo storie di giornalisti detenuti che esprimono con scrittura, scrivono e producono forme letterarie dalla detenzione. Sono anche riflessioni su come i luoghi di detenzione, questi inferni dei vivi, come veniva definita la Bastiglia e come poi, declinandola in altre modalità, verranno definiti altri luoghi di detenzione, venissero a loro volta narrati, a loro volta raccontati, con tutte le difficoltà del caso, non solo luogo di produzione letteraria, ma anche oggetto di narrazione. Ci sono le vite, le biografie di diversi esponenti eroici, tra virgolette, della storia dell'Italia del Novecento, espressioni di culture politiche che poi nel secondo dopoguerra italiano saranno fondamentali, comunisti, socialisti, liberali, repubblicani. E allo stesso tempo ci sono storie collettive, storie transnazionali, storie capaci di valicare i confini degli stati in cui erano stati detenuti. Quando si va a toccare il tema del Mediterraneo, la prospettiva si allarga ancora di più, si arriva ai giorni nostri, nel secondo dopoguerra, laddove i regimi utilizzarono la coercizione e la repressione come elemento strutturale del loro dominio e come le forme di resistenza letteraria, di giornalismo all'interno delle carceri divennero non solo espressioni individuali, ma espressioni collettive, militanti, ma anche popolari, di massa, anche sociali, capaci di incidere nella storia di quei paesi. Grande importanza al tema della guerra, a sua volta sia per la tragedia in sé che conteneva, che nella ulteriore tragedia dell'internamento e della detenzione come tratto caratteristico dell'evento bellico. E anche lì emergono diverse straordinarie storie, anche innovative, anche sorprendenti, che spero, come tutte le altre, possano interessare un pubblico vasto di curiosi, di studiosi e di lettori.